Anna, eccoci nel nostro spazio nail, ossia unghie. Allora, abbiamo capito che il trucco ti piace, quindi per chi si fosse sintonizzato solo ora, Anna ha 18 anni, va a scuola e utilizza solamente un po' di mascara, burro cacao e certe volte il fondotinta. E mi ha detto che deve coprire tutte queste occhiaie che in realtà non ci sono, sei perfetta così. Sulle unghie invece ti piacciono? Utilizzi, sì. Infatti vedo uso vari, molti colori, infatti cioè, anche qui ne ho messi un po', mi piace usare, non lo so, magari quando mi metto questo mi metto anche i brillantini, quelli argentati, così strass oppure proprio la polverina? La polverina. Ah, quindi poi, belli tipo, su tutte sì, le unghie oppure? Sì, su tutte, ah, tipo bello, soltanto carico. Magari nella parte più in alto. Magari sì. Tipo ho fatto anche un po' il clima natalizio con il rosso e quelli dorati. Ah sì? Poi magari mi faccio la base di un colore, la French di un altro, poi in estate magari piedi e mani di colori diversi. Perché, addirittura? Sì, perché magari, non lo so, mi piacciono un sacco questi due colori, faccio sì, le mani l'unghia di uno e l'altro di un altro. E questo giallo fluo che vediamo anche qua? Anche questo principalmente in estate. In estate? Sì, cioè, se no durante l'anno sembra che usi l'evidenziatore invece che uno smalto. Magari in poi inverno. Poi anche questo, però mi piace un sacco, che sembra una tartaruga. Questo quando è crepato? Sì. E questo su che base? Lo metti. Su un verde più chiaro che dopo sembra proprio una tartaruga. Sì, sì, sì. Mi è piace vero, un sacco. Beh, allora hai sia insomma smalti tradizionali, questo qui è tutto glitterato. Sì, è un po' metallizzato. Anche. Insomma, dai, ti piacciono. Sì. Allora, prima di metterti lo smalto, ho visto una cosa che non mi piace assolutamente. Adesso voglio vedere prima le tue unghie, poi. Allora, vediamo un po'. A parte il mignolo e l'anulare. Adesso le inquadro così dopo. Sì. L'indice, insomma, il medio, vediamo il pollice. No, voglio vedere, fammi vedere. Magari lo nascondiamo, infatti non l'abbiamo fatto vedere, sono stata buona. E sono un pochino, tra virgolette, disastrate. Sì. Ma forse perché ho visto un arnese qua, che non mi piace per niente, che è questo qua. Che ecco, l'arnese che serve per togliere le pellicine. Sì. Almeno, insomma, il suo compito è quello. In teoria questo arnese qua, adesso lo inquadriamo benissimo, fa malissimo alle unghie, non bisogna utilizzarlo perché le pellicine, cioè le cuticole, bisogna sicuramente non tagliarle. Bisogna allora usare un olio che è proprio specifico per cuticole. Quindi insomma, mentre facciamo, prima di mettere lo smalto facciamo un po' di manicure. Quindi ammorbidiamo sicuramente le cuticole. Tu lo fai? No. Cioè non dirmi che tu ti metti lì e te le togli così. Sì. Ecco, è sbagliatissimo, quindi perciò hai delle cuticole così. Mi raccomando, ammorbidire sempre la zona delle cuticole così sono più morbide da tagliare nel caso in cui tu lo volessi fare. Poi dopo facciamo stare un po'. Poi dopo la cuticola si deve tagliare solo se copre, diciamo, mezza unghia, cioè per esempio nel mio caso io non me le taglio, bisogna solamente spingerle in dentro esistono proprio dei bastoncini di arancio che da una parte sono a punta, servono per pulire le unghie, invece dall'altra parte hanno una forma un po' un cucchiaio, qualcosa di appuntito, ma non molto, e servono proprio per spingere in dentro le cuticole, quindi io consiglio di non tagliarle per non avere, diciamo, risultati disastrosi, ma anche proprio perché se uno si taglia, per far risanare la parte ci vuole veramente tantissimo. Non so se ti è mai successo di tagliarti, magari mentre utilizzi questa, magari prendi un po' di carne, a parte che fa malissimo, poi il sangue non smette mai di uscire, quindi è brutto. Quindi mi raccomando, compra il bastoncino per spingerle in dentro, e mi raccomando, non utilizzate questo arnese qua, non serve per le unghie. Poi se trovate usi alternativi magari me lo fate sapere. Allora, sulle unghie partiamo sempre con una base, quindi partiamo dal mignolo. Tu la utilizzi? Io utilizzo lo smalto trasparente, non è lo stesso. Cioè, base o smalto trasparente? Smalto trasparente. Ecco, altro bollino rosso. Lo smalto trasparente e la base sono due cose diverse, perché lo smalto trasparente serve per dare all'unghia un aspetto lucido. La base, pur essendo trasparente, ha la funzione di proteggere l'unghia dal colore dello smalto. Quindi se tu applichi lo smalto trasparente e poi sopra applichi un rosso, l'unghia ti si macchia nel momento in cui lo vai a togliere. Con una base no. Mi raccomando. Ok. Ricordatelo. Cioè non solo per il rosso, anche per questi verdi, questo giallo, questo blu, esatto.
l'unghia si macchia. Mentre facciamo asciugare, chiediamo un po' ad Alessandra quale colore potrei utilizzare. Ti dico un po' le opzioni. Dimmi. Giallo fluo, rosso, blu, celeste, fucsia, lilla. Blu ribelle. Blu ribelle. Guarda, per quello che ho pensato, direi di rimanere sul rosso. Rosso? Questo sì. Qua? Perfetto. Procedo. Sì, va benissimo. Grazie Ale, non ti volevo disturbare. Procedi. Agitiamo un po' e lo applichiamo monocolore su tutte le unghie. Si asciuga così in fretta? Sì, sì, si asciuga molto velocemente. Puliamo il pennello da una parte e procediamo con l'applicazione. Non toccare mai le cuticole. Mm-hmm. Così. Non preoccuparti, non voglio realizzare un rosso, cioè una manicure di un solo rosso. Colore, sì. Mm. Se ci sbagliamo possiamo prendere, come in questo caso, una penna con reggismalto, ci posizioniamo qui e puliamo. Poi prendiamo il rosso, facciamo il medio. Secondo me tu dovresti utilizzare non una base tradizionale per lo smalto, ma dovresti utilizzare una base levigante. Perché comunque perché sto notando che le tue unghie non sono pari, cioè presentano dei dislivelli. Sì. E quindi una base levigante aiuta proprio a correggere questi dislivelli che si trovano sulle unghie. Ok. Poi mentre lo smalto è ancora fresco, prendiamo un tappino in plastica e rovesciamo solamente sull'anulare queste piccole paillette che a me ricordano molto la palla, quella da discoteca. Esatto, li puliamo. Wow. Così. Come vedete, aspetta, la nail art è super brillante, ricorda tantissimo la palla da discoteca, quindi con questo non devi applicare il top coat, la nail art è completata. Adesso guardiamo insieme la mia seconda rubrica. Oggi vedremo come realizzare sulle nostre unghie l'effetto mimetico. Come sapete, insomma, ultimamente va tantissimo di moda, infatti io mi sono comprata anche la magliettina mimetica e quindi ho deciso di realizzare anche sulle unghie questo effetto un pochino del verde, del nero, del beige, insomma mi piace tantissimo. Allora, l'occorrente per questa nail art è smalto rosa cipria, smalto verde prato, smalto verde bosco, color fango, goccini asciugasmalto, top coat base, penna correggismalto, acetone e dischetti leva smalto. Come prima cosa, allora, stendiamo sulle nostre unghie la base, io l'ho già fatto, e adesso prendiamo questo bellissimo verde bosco, che insomma ricorda tantissimo magari questo colore della mia maglietta, questo qua, sì, è proprio uguale mi sembra, e quindi lo applichiamo monocolore sull'anulare. Puliamo bene il pennello da una parte e lo stendiamo. Questo qui è anche molto coprente, quindi non necessita di una seconda passata. Come vedete abbiamo l'unghia monocolore verde. Adesso cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a realizzare sulle unghie delle striscioline, delle macchie random. E quindi insomma iniziamo, quindi dobbiamo aspettare che si asciughi, quindi magari metto una goccina di asciugasmalto. E adesso allora prendiamo lo smalto chiaro, insomma puliamo bene il pennello da entrambi i lati perché il colore non deve essere carichissimo, non dobbiamo andare a coprire tutta l'unghia, dobbiamo insomma solamente creare delle macchioline. Magari ne prendiamo giusto un po' di quello che rimane nel tappino qua, così,
E poi insomma stesso con il pennello dello smalto andiamo a creare delle macchioline. Non c'è un ordine preciso da seguire, insomma, come vi viene. Così, magari una qua, così. Poi adesso prendiamo il beige, questo color fango, che sarebbe questo qua, della mia magliettina, questo beigeolino vicino al verde. E andiamo a realizzare sempre delle macchioline vicino a quelle beige, a quelle color... cipria, insomma, beigioline. Magari andiamo anche a coprire magari quelle beige, insomma, sempre random. Così. Magari riprendiamo un po' il colore di prima per intensificare, visto che prima magari avevamo giusto una linea guida per sapere un po' dove mettere le macchie. Così. Come vedete, insomma, l'effetto mimetico sta prendendo vita. Adesso prendiamo il verde prato, questo qua, e lo andiamo ad applicare sempre, insomma, random sulla nostra unghia. Puliamo il pennello e lo andiamo, insomma, ad applicare dove ci pare. Veramente non bisogna essere precise per questa nail art, mi piacciono perché comunque è molto semplice da realizzare, un po' come l'effetto leopardato che avevo realizzato un po' di tempo fa. Magari un po' di verde qua. Quando il tutto sarà asciutto basterà applicare il nostro top coat e come vedete la nail art è realizzata in poche semplici mosse. Io spero vi sia piaciuta, vi mando come al solito un bacio e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Dunque Anna, il trucco e le unghie sono state completate. Io so che ti sei andata prima a sbirciare in bagno, quindi spero che è bellissimo. Ti piaccia. Sì. Spero insomma che tu riesca a realizzarlo anche da sola a casa. Se hai bisogno comunque mi dai, insomma, mi scrivi un'email, mandi un'email alla redazione, mi dai un colpo di telefono, comunque i modi per riuscirci ci sono. Adesso dobbiamo solamente vedere l'abito. Vedo che Alessandra sta ancora disegnando. Ho praticamente finito. Vieni, accomodati così l'attesa di Anna sta per terminare. Allora, quando vuoi. Ecco, io ho già visto, quindi quando vuoi puoi girare. È bellissimo. Bello, un tubino. Sì. È trasparente la parte sopra è trasparente. Adesso oh, Alessandra ti spiega cosa da dare a testa ai piedi. Prego. Allora, appunto, ho pensato, visto che lei appunto mi ha chiesto di farle un outfit per la cena barra discoteca. Non nero. Ho pensato a questo tubino in modo che risaltasse un po' anche le sue forme del corpo. Sì. Con questa trasparenza nella parte sopra e questa scollatura un po' provocante per il dopo. Per il post cena. Sì. E ho pensato a questo tubino con un tessuto Cadì. Che ormai è un tessuto molto resistente. Sì, sì. Ma ormai lo conosco grazie alle tue colleghe. Sì, e sopra un tulle elasticizzato. In modo che si vedesse la pelle. Mm-hmm. Ma è sempre sul rosa, cioè che colore è questo? Io direi... Sì, è sempre sul rosino, però questa trasparenza fa intravedere... Mm-hmm. La pelle? Sì. Poi dopo, corto insomma. No, vabbè, dai, è una ragazza sopra il ginocchio. Di 18 anni. No, dico va bene, cioè... Sì, va benissimo. Sì. Poi passiamo alle scarpe. Poi ho pensato a questo décolleté con il laccetto alla caviglia e magari anche con il plateau, mm-hmm. O se no direttamente. Assolutamente sì, i tacchi li indossi. Sì, quando vado a ballare sempre. E quindi insomma ci vogliono. Ce la posso fare. E sono legati alla caviglia, quindi allacciati. Sì, allacciata alla caviglia. Ma vedo tipo. No,
Non è una borchietta questa? No, ah, è l'ombra. Ah, è l'ombra. Invece sembrava, sai, sì, tipo No, è l'ombra. Mm-hmm. A punta. Sì. Perché so, adesso le tue colleghe mi hanno detto che sta tornando... Sta tornando la punta. Sì. Bene. E quindi così. E poi, dopo? Come accessori ho pensato a dei pendenti, come orecchini, mm-hmm, a un braccialetto anche con qualche brillantino sopra. Sul nero l'hai pensato? Sì, sul nero, in modo che riprendesse la scarpa, anche la come l'orecchino in tinta. Ad accessori come sei messa? Li hai? Sì. Bene, quindi allora orecchino lungo. Sì. Ma è un pochino a vari fili? Sì. Mi sembra? Sì. Quindi che anche un po' di movimento. Sì, quando lei si muove, visto con questa pettinatura un po' tirata all'indietro da una parte. Quindi li hai pensati comunque raccolti? Sì, raccolti da una parte in modo che stessero tutti sciolti da un lato, mm-hmm, o raccolti come vuoi. Un po' mosso? Sì. E poi dopo questa pochettina invece? Ho una pochette, una clutch, è sempre in tinta con le scarpe e magari un richiamo del colore dell'abito. Sul lato? Sul lato, bella. Sì. Questa come si apre? Come l'hai pensata? Che si apre con il bottone oppure con... Io direi bottone. Col bottone, quella clip, insomma. Sì, quella clip. Bello. Ti piace, Anna? È bellissimo. E poi dopo sopra invece cosa? Non possiamo mica uscire così, insomma. Sopra ci vuole... No, fa freddo. Sì, fa freddo. È ancora freddo, sì. Ho pensato a un blazer che non sagomasse troppo la figura. E se proprio hai freddo, magari un cappottino un po' elegantino. Sul nero? Sul nero, sì. Mm-hmm. Rimanendo sempre sul Anche nero. Anche lungo può andare bene? Sì, va bene. Tu ce l'hai lungo, immagino. Sì. E invece, allora, i capelli li abbiamo detti, il trucco, allora vedo che hai riproposto lo smokey nero. Sì. Le labbra rosse. Sulle unghie, vabbè, non hai riproposto, però c'era, secondo me, lo smalto. Sì, ci ho pensato. Tutto paiettato. Anna, se vuoi ricordare come hai fatto per partecipare, così magari se qualcuno a casa... Beh, io ho scritto alla redazione per sapere se potevo venire qui. E la risposta è stata positiva perché sono qui, quindi. E quindi, insomma, spero tu ti sia trovata bene. Quindi questo tubino, mi sono dimenticata di chiederti, cioè è morbido oppure rimane... No. Cioè qui rimane comunque più stretto? Sì, io volevo che disegnasse le sue forme del corpo. E dietro invece com'è? Aderentino. Cioè dietro è uguale oppure... Possiamo immaginarcelo uguale. Ecco, sentiamo lei. Sì. Dietro come lo vorresti? Tutto trasparente oppure... Cioè, anche trasparente, tanto alla fine dietro, Dici, tanto è scollato davanti, esatto, quindi tanto dietro... vale lasciarlo scollato anche dietro. Magari fare solo una parte o magari tutta la schiena, non so. Mm-hmm. Beh, a me piace tantissimo. Visto che insomma è la tua prima volta qui, magari non hai visto tutte le puntate, le stiliste della Secoli Next Fashion School, un nome un po' complicato da dire, sono in grado di realizzare totalmente l'abito. Quindi sia, in questo caso vabbè, abbiamo solamente l'abito, però nel caso in cui volessi anche un blazer sopra, loro sanno realizzare qualsiasi cosa e so che anche molte ragazze si sono messe d'accordo con la stilista e hanno realizzato poi dopo quello che avevano visto sulla carta. Quindi nel caso in cui tu volessi, dopo insomma telecamere spente, vi mettete d'accordo. Io ricordo sempre insomma alla stilista che se vuole realizzare qualcosa anche per me, finora non mi hanno realizzato nulla, però insomma magari tu potrai realizzarmi qualcosa, dopo io lo indosso e così ti faccio pubblicità. Okay. Io ovviamente saluto tutti quelli che mi hanno seguito, hanno insomma conosciuto la nuova stilista Alessandra, hanno fatto compagnia ad Anna, mi raccomando fammi pubblicità con le tue amiche. Io ringrazio come al solito il negozio Daniela Calzature per le scarpe e il negozio Paribò per questa fantastica canottiera e anche il parrucchiere Gianni per la pettinatura che mi ha fatto oggi. Quindi insomma io vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre qui su DTV. Ciao! E allora amici, questa puntata di Diffusion si chiude qui. Io vi ricordo che se vi siete persi qualcosa di queste 20 settimane in nostra compagnia,
potete rivederlo sul nostro canale YouTube, quello di DTV. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, ma potete anche seguire le nostre repliche o la nostra diretta in streaming sul nostro sito, che è quello di www.di-altotv.net. E allora io vi do appuntamento a domani giovedì, puntata dedicata alla natura con più bio. Parliamo di balsamita, rosa canina e addirittura la nostra amica Katia ci insegna una ricetta esplosiva, un vulcano con spinaci e balsamita. A domani, ciao!